Noi non abbiamo ucciso nessuno. Non avevamo così tanto odio per fargli del male. Queste sono le parole pronunciate dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi dopo la loro condanna all'ergastolo per la strage di Erba, una sentenza ormai definitiva datata 2010. La sera dell'11 dicembre 2006, secondo le conclusioni dei magistrati di 3 gradi di giudizio, la coppia, composta da Olindo, Netturbino e Rosa, donna delle pulizie, fece irruzione nell'appartamento al primo piano di Raffaella Castagna. Qui, dopo aver interrotto l'elettricità, attaccarono con una stanghetta da muratore e sgozzarono con un coltello da cucina la giovane madre, il figlio Youssef di 2 anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, che era accorsa in aiuto. Olindo Romano attaccò anche Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che riuscì miracolosamente a sfuggire alla morte. Durante questi 13 anni, gli avvocati difensori dei 2 ergastolani, Fabio Schembri, Nico D'Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, hanno costantemente sollevato dubbi sull'intero impianto accusatorio, sostenendo l'innocenza di Rosa e Olindo. Nonostante numerosi tentativi falliti, oggi, di fronte alla Corte d'Appello di Brescia, si è discusso dell'ultima richiesta di revisione del processo presentata dai legali e di quella avanzata dal sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. Il magistrato stesso è stato coinvolto nella causa della coppia, trovandosi sotto processo per presunte violazioni delle regole. Dinanzi alla Corte si presentano sia i difensori di Olindo e Rosa che lo stesso Tarfusser, ma sono assenti i fratelli Castagna, Beppe e Pietro, che persero madre, sorella e nipotino nella strage. Hanno dichiarato la loro assenza, sostenendo che la verità è definitiva e già stabilita nei processi precedenti. D'altro canto, Azouz Marzouk, marito e padre di 2 delle vittime, ha espresso il desiderio di partecipare. Da iniziale accusatore della coppia, nel corso degli anni è diventato un fervente difensore di Olindo e Rosa. Esaminiamo attentamente le ragioni delle precedenti condanne e le nuove prove presentate a favore di Rosa e Olindo. La difesa, espressa in un documento di 154 pagine, sostiene che tutte le prove che in passato incriminarono la coppia siano solo indizi fragili, sottolineando come i consulenti e gli esperti abbiano smontato tali argomentazioni. In primo luogo, viene messa in discussione la veridicità delle confessioni rilasciate separatamente da Olindo e Rosa pochi giorni dopo l'arresto, confessioni poi ritrattate. Si suggerisce che Olindo potrebbe essere stato indotto a confessare in cambio della promessa di una cella matrimoniale o addirittura del ritorno a casa con Rosa, come affermato nella richiesta di revisione. Le confessioni erano zeppe di errori su aspetti fondamentali della vicenda. I coniugi avevano caratteristiche psichiche tali da renderli circonvenibili nelle loro dichiarazioni autoaccusatorie e vi è una totale aderenza ai dati criminalistici. Nella consulenza tecnico-scientifica, redatta da una pluralità di luminari nelle varie discipline di loro competenza, alla luce dei più recenti dati scientifici, gli illustri professori concludono affermando che le dichiarazioni dei coniugi sono da considerarsi false confessioni acquiescenti. La prova centrale è sempre stata considerata la testimonianza estenuante fornita in tutti i gradi di giudizio dall'unico sopravvissuto, Mario Frigerio, il quale identificò Olindo Romano come l'aggressore. Frigerio è deceduto a 73 anni nel 2014 a causa di una malattia incurabile, non potendo pertanto replicare alle attuali argomentazioni che suggeriscono un suo possibile condizionamento da parte degli inquirenti nel riconoscere il vicino, o che la sua testimonianza non avrebbe mai dovuto essere ammessa a causa dei danni cerebrali derivati da un'intossicazione da monossido, subita respirando il fumo prodotto dall'incendio scatenato dai criminali nella casa della strage. Secondo la difesa, Mario Frigerio inizialmente affermò di non conoscere l'aggressore, riconoscendo Olindo Romano solo dopo l'intercettazione del maresciallo Luciano Gallorini, responsabile delle indagini, che andò a trovarlo in ospedale instillandogli i dubbi. Inoltre, si contesta la correttezza della raccolta della macchia di sangue di Valeria Cherubini isolata sul battitacco dell'auto di Olindo. Si afferma che tale reperto non sarebbe stato ottenuto seguendo le rigorose procedure stabilite per questo tipo di prove. La difesa e Cuno Tarfusser
contestano il presunto movente che, per 3 gradi di giudizio, è stato considerato alla base della strage, l'odio dei Romano nei confronti di Raffaella Castagna, figlia di un imprenditore benestante, e la successiva udienza in cui avrebbero dovuto rispondere delle accuse di percosse e minacce nei suoi confronti. La giovane madre aveva presentato 3 denunce penali in 5 anni contro i vicini, che non tolleravano lei, il marito tunisino già incarcerato per spaccio e il loro piccolo figlio, troppo vivace. Secondo la difesa, tuttavia, l'odio non era così intenso da giustificare un crimine così efferato. Al contrario, tutti i giudici dei 3 gradi di giudizio considerano le confessioni di Rosa e Olindo veritiere, poiché i due fornirono dettagli noti solo agli assassini e mai divulgati in precedenza. Per quanto riguarda la testimonianza di Mario Frigerio, le sentenze spiegano che inizialmente il maresciallo Luciano Gallorini non considerava i vicini come possibili colpevoli e aveva esplorato altre piste, incluso un coinvolgimento religioso, familiare con un riferimento all'antipatia nei confronti di Azouz Marzouk e persino un possibile atto insensato di un pazzo, date le caratteristiche caotiche e irrazionali degli attacchi. La testimonianza di Frigerio è stata determinante, considerata affidabile dalla corte. L'uomo, con lucidità al momento del recupero delle sue facoltà, rievocò immediatamente il volto di Olindo come quello dell'aggressore, distintosi per averlo attaccato e colpito con un coltellino estratto dalla tasca sinistra. Questo piccolo particolare aggiunse credibilità alla sua testimonianza. Quella del medico legale, che affermò che gli aggressori erano 2, colpendo con diverse intensità, e che uno di loro era mancino, caratteristica riscontrabile in Rosa, pesò anch'essa nelle condanne a carico di Rosa e Olindo Romano. Riguardo alla terza prova messa in discussione dalla difesa e da Cuno Tarfusser, ovvero la traccia di sangue di una delle vittime trovata sull'auto di Olindo Romano, le sentenze sono categoriche nel respingere dubbi. Gli esperti e i giudici concordano sul fatto che Olindo, involontariamente, la lasciò sull'auto con la moglie dopo il tragico evento. Dalle condanne e dalle confessioni della coppia emergono dettagli circa la loro fuga. Si cambiarono in lavanderia, gettarono gli abiti insanguinati e le armi su un tappeto che poi ripiegarono e gettarono in un sacco nero nei cassonetti dell'immondizia. Con la conoscenza di Olindo come Netturbino, la scelta dei cassonetti da svuotare per primi rendeva impossibile il recupero dei loro contenuti. Inoltre, le varie sentenze evidenziano che la loro via di fuga fu attraverso il portoncino secondario del cortile, dove fu trovata una traccia di sangue appartenente a Valeria Cherubini. Infine, si recarono a Como per cenare al McDonald's, presentando lo scontrino, con l'orario 21:37 come alibi. Questo fu mostrato spontaneamente la sera stessa della strage ai carabinieri da parte di Rosa Bazzi, senza che nessuno glielo richiedesse. Questo gesto, a posteriori, fu interpretato come un tentativo maldestro di distogliere i sospetti da sé. Immediatamente gli inquirenti notarono che Rosa aveva una ferita da taglio al dito, coperta da un cerotto. Durante la confessione la donna dichiarò di essersi procurata la ferita durante il corso della strage. Inoltre, la difesa è convinta di disporre di nuove prove a favore dei 2 condannati. In primo luogo si riferisce allo studio delle tracce di sangue rinvenute nella casa di Valeria Cherubini, affermando che ciò dimostrerebbe la falsità delle confessioni di Rosa e Olindo e suggerirebbe che, contrariamente a quanto riportato dalle sentenze, chi ha aggredito Valeria Cherubini, ma anche Raffaella Castagna, si trovava già nell'abitazione ad attendere le vittime. La difesa ha inoltre presentato una consulenza energetica, sostenendo che dimostrerebbe la presenza di qualcuno nell'appartamento di Raffaella Castagna già nel pomeriggio, basandosi su un consumo di elettricità. A supporto di ciò, i vicini siriani affermano di aver udito rumori provenienti dall'appartamento. Le sentenze sono chiare su questa testimonianza, sottolineando che i carabinieri hanno eseguito un esperimento con i vicini, che in seguito hanno ritrattato in aula. I rumori provenivano dall'appartamento di un altro residente che viveva da solo, ma quel pomeriggio aveva ospitato il figlio. In merito al futuro, Rosa Bazzi, come riportato dalla trasmissione Quarto Grado, sembra già godere di una certa libertà. Dall'inizio dell'anno esce tutti i giorni dal carcere per lavorare in una cooperativa vicino Milano, svolgendo mansioni di donna delle pulizie.